Stop, mister Mulla, ma che cavolo sta facendo? Fate clic 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 clic. Date like al video. 2000 likes per il prossimo episodio. Ciao amici, bentornati nella carriera d'allenatore più pazza, più cringe in assoluto di YouTube Italia. Ragazzi, ma il nostro mister Tedesken Krukenhorst Müller, ma che fine ha fatto? Langweilig, mir ist langweilig. Mi sto annoiando. Calcisticamente ho vinto tutto. Tutto quello che si può vincere. Poi tante battaglie individuali vinte. Vittorie dopo vittorie. Sul, sul, vaffanculo. Un calciatore vergognoso. L'ho fatto cambiare sport. Fatto vincere in UFC. E Cagliatini. L'ho fatto vincere il Ballon d'Or. Ma lasciamo stare il calcio. Troppo facile per me. Sono diventato un rapper. Con miliardi di clicks su Spotify e iTunes. Che con la pelata alcolizzata. Qualità di sing sempre aumentata. Sono diventato un businessman. Cash, cash, cash. Ho aperto fabbriche che producono la mia birra. Ma tutto ciò a me non ha mai bastato. Perciò, in un momento libero così di noia, ho fondato una religione, il bernismo. Poi ho avuto un impatto sulla moda. Mi sono fatto pelato. Tutti si sono fatti pelati. Sono un uomo di successo. Io sono il successo. Ormai manca solo la mia foto sulla banconota. Ho guadagnato miliardi di euro, ma sono una persona umile. A me basta poco. Mi sono comprato una piccola bacchetta e poi una o qualche piccola casetta. E adesso potrei ritirarmi e godermi la vita con la F colombiana. Però c'è qualcosa dentro di me che dice no. 999! Ancora non è arrivato il tempo di fermarmi. C'ho ancora fame di successo. Perciò ho in mente un ultimo progetto. Un progetto di vita che cambierà tutto e tutti. Cazzata dello sport clamoroso, Horst Müller in Serie C. Ruto Sport, Müller al Saarbrücken, scelta strana. Adesso parla Müller, Serie C, porterò il Saarbrücken in alto. Saarbrücken, la mia città del cuore. Forza Saarbrücken! Che è sta roba? Sapoc. Vamos ragazzi, cominciamo subito. Allora, prendiamo un allenatore che somiglia un pochino a Horst Müller. Ragazzi, ormai voi già conoscete il stile Krukken di Horst Müller. C'è neanche più bisogno che vi spiego tanto. Pantaloni di questo colore qui, ragazzi, però mancano i sneakers bianchi. Stile Kartoffeln, ragazzi. Lui, giacca e cravatta, ma sempre sneakers bianchi. Eccolo qui, ragazzi, è pronto il nostro mister Horst Müller. E iniziamo subito la carriera d'allenatore su FIFA 21, ragazzi. Non vedo l'ora. Allora, ovviamente potrei prendere l'Inter, potrei prendere un'altra squadra, ragazzi, della Serie A. Ma innanzitutto EA Sports, FIFA, ma anche la Lega Italiana mi hanno deluso perché non hanno trovato gli accordi. Ragazzi, guardate qui, Piemonte Calcio, Roma, FC. E poi non esiste la Serie B e non esiste la Serie C, ragazzi. Veramente una vergogna. Perciò, ragazzi, purtroppo, secondo me, non vale la pena giocare in Serie A, troppo scontato, ragazzi. Troppo facile, Serie B, Serie C, purtroppo non esiste. Perciò, ragazzi, guardiamo un po' in Germania. È assurdo, ragazzi, in Germania esiste la Bundesliga, la Zweite Bundesliga e la Terza Bundesliga. Cioè, tre campionati, Italia solo uno. E i mangia baguette, ragazzi, i francesi addirittura hanno anche loro una Serie B. Perciò veramente un peccato, mi dispiace molto per l'Italia, ragazzi. Però, nonostante ciò, da italo-tedesco, ragazzi, vi porterò una carriera d'allenatore unica, pazza. E cominciamo dalla Terza Bundesliga. Attenzione, quale club prendiamo? Alcuni probabilmente hanno già indovinato, ragazzi, su Instagram. Monaco 1860, un grande club di tradizione, sarebbe bello riportarlo in Bundesliga. Io però scelgo un altro club, il Saarbrücken, ragazzi. E vi dico anche il motivo, ragazzi, come mai ho scelto il Saarbrücken. Saarbrücken è la mia città, ragazzi, dove sono nato, dove sono cresciuto. Un club che nel passato giocava in Bundesliga, perciò storicamente neanche male, ragazzi, che poi purtroppo problemi economici sono caduti completamente in basso. Quest'anno finalmente sono arrivati nella Terza Bundesliga e attenzione, ci sarà un cambio di proprietà.
ci saranno, non voglio esagerare ragazzi, adesso non facciamo mezzo miliardo, non siamo mica i sceicchi ragazzi del Manchester City, però ci sarà cambio di proprietà, 50 milioni di euro, perché Horst Müller ragazzi non sarà solo l'allenatore, sarà anche il CEO e ci sarà dietro la sua azienda ragazzi, che produce la birra Un, birra tedesca, birra Krucken di Horst Müller, e loro faranno i sponsor ragazzi, loro si comprano il Saarbrücken per riportarli in alto ragazzi, questo è il nostro progetto. E l'idea ragazzi è un po' quella, no? Voi tutti conoscete l'RB Leipzig, che qui in Germania viene visto in una maniera diciamo molto molto critica, che sono arrivati dalla quinto campionato tedesco fino in Bundesliga in pochissimo tempo, adesso addirittura in Champions League, quasi andati in finale nella Champions League, e la multinazionale Red Bull ha messo tantissimi soldi. E attenzione, Horst Müller vuole fare il contrario ragazzi, lui odia Red Bull e lui vuole farlo con la birra ragazzi, con la sua bevanda preferita, perciò stessa cosa che ha fatto Red Bull con l'RB Leipzig, Horst Müller con la birra Un, la sua birra con la sua multinazionale, lo vuole fare con i Saarbrücken, riportarli in alto ragazzi, perciò piccola sponsorizzazione, 50 milioni di euro e si inizia ragazzi. Perciò ci siamo, il calcio è tornato. Allora c'è il primo campionato, scusate, torneo, pre-campionato da giocare. Secondo me prendiamo quello da media difficoltà ragazzi, perché io abbiamo bisogno di questi soldi, e quello primo ragazzi, sono tante squadre della Serie A, sicuramente troppo difficile per noi ragazzi, ci vuole anche un po' di umiltà, noi siamo quello che siamo in questo momento, ma attenzione ragazzi, l'azienda di Horst Müller, la multinazionale di Horst Müller è pronta di riportare il Saarbrücken in Bundesliga, e vogliamo assolutamente battere l'RB Leipzig ragazzi, li vogliamo battere, noi siamo la nuova rivoluzione. Qui ragazzi vedete la squadra, attenzione, c'è Müller sulla corsia sinistra, terzino sinistro ragazzi, c'è il cugino di Horst Müller, perciò lui sicuramente giocherà sempre. Poi abbiamo Barilla ragazzi, come la pasta, a destra, e per il resto diciamo giocatori abbastanza sconosciuti. Allora ragazzi, qui vedete il primo amichevole, vi faccio solo vedere i highlights e ve lo faccio solo vedere per un motivo ragazzi, per farvi capire che il Saarbrücken purtroppo è abbastanza scarso ragazzi. Guardate qua che buchi assurdi nella difesa ragazzi, questo è il primo amichevole, ve lo voglio solo far vedere per farvi capire che dobbiamo assolutamente reagire sul calciomercato ragazzi, perché ripeto, noi come la Red Bull, come l'RB Leipzig vogliamo portare il Saarbrücken in Bundesliga, ma c'è una differenza ragazzi, Red Bull Leipzig non c'ha nessuna tradizione, questo è un club di tradizione, questo ragazzi è la patria di Horst Müller, perciò qui c'è una grande differenza. Qui vedete altri gol che abbiamo subito ragazzi, ecco vi faccio solo vedere i highlights, ripeto per farvi capire che il Saarbrücken ancora non è all'altezza. E comunque ripeto, quelli che criticheranno Horst Müller, che diranno ah mamma mia Horst Müller, quello che diceva sempre lui è old school, lui odia il calcio moderno, adesso alla fine lui è diventato come la Red Bull. Attenzione ragazzi, ripeto, c'è una grande differenza. C'è una differenza, no? Se tu lo fai, attenzione, qui vediamo innanzitutto gli highlights del gol di Devil, attaccante del Saarbrücken. E comunque ragazzi, stavo dicendo, c'è una grande differenza ragazzi. Red Bull sono andati in giro e volevano acquistare delle squadre e cambiare il nome, cambiare il logo, cambiare i colori e trasformarli solamente in un prodotto di marketing. Stessa cosa hanno provato anche con dei club della seconda Bundesliga, della Bundesliga, meno male, hanno rifiutato e hanno preso un club del quinto campionato tedesco, Mack Rennstadt, e li hanno trasformati in un prodotto di marketing, e questo lo stanno facendo in tantissimi paesi diversi, anche in Austria, anche in Brasile, e secondo me non si fermeranno. E Horst Müller vuole fare il contrario, vuole prendere la sua squadra del cuore, la sua patria, la sua città ragazzi, faremo anche interviste, andremo in giro qui a Saarbrücken ragazzi, vi farò vedere proprio la città Saarbrücken, vivremo veramente questa carriera da allenatore ragazzi al 1000%, sarà una carriera speciale ragazzi, che spesso andrà anche oltre il gameplay, sono sicuro che ci divertiremo ragazzi. Adesso ho bisogno di voi, abbiamo 50 milioni di euro a disposizione dalla fabbrica di Horst Müller, fatemelo sapere nei commenti ragazzi, secondo voi quali sono talenti interessanti da acquistare
che vanno anche a giocare nella terza Bundesliga, ragazzi. Però io mi ricordo l'Erbe Lipsia, spesso buon giocatore, sono scesi anche giù, ragazzi. Per money cash l'hanno fatto. Ragazzi, ci vediamo presto, aspetto i vostri nomi sotto i commenti. Viva Ostmüller e forza Saarbrücken! Vi riportiamo in alto!